You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me? Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. È domenica mattina, noi siamo battuti dal sole. Mi sono preparato il mio caffè filtrato, che alcuni di voi negli ultimi video, lo so, siete italiani, siamo italiani, l'espresso è l'espresso e i caffè non si fanno in nessun altro modo, ma in realtà il caffè lungo filtrato io ve lo consiglio perché, non lo so, c'è qualcosa di comfort che vi dà, dura di più. Devi un attimo cambiare, diciamo, la mentalità col caffè, ma è molto buono, ve lo prometto e ve lo consiglio. Oggi domenica per le persone normali è una giornata di riposo, ma per me, sapete cosa mi fa stare bene? È l'allenamento. Infatti oggi abbiamo due allenamenti. Prima in palestra, una bellissima seduta, se non sbaglio devo fare panca piana, provando a spingermi. La panca è uno dei miei esercizi preferiti, quindi sono carichissimo quando c'ho la giornata di panca. E poi più tardi faremo invece la corsa, e penso di fare 5 km. Quindi domenica, rest day invece di essere rest day, è rest day per la testa, meditazione. Però fisicamente ho voglia di spingermi. Se vi piace il video, lasciateci un like, mi raccomando. Let's go. Ragazzi, sono fuori dalla palestra, mi stavo ascoltando il podcast di Nick Bear, ve lo consiglio veramente, è lui che mi ha fatto iniziare a correre, quindi se vi serve un po' di motivazione, volete vedere qualcuno che sta smashing l'allenamento e la corsa, Nick Bear, anche il podcast è veramente interessantissimo. Ho chittato qua un piccolo stack pre-workout, mi sto bevendo metà Monster. Ho smesso di bermi tutta la Monster intera perché non mi piace consumare così tanta caffeina. Preferisco avere un pochino, un buon kick, ma non una cosa eccessiva. E poi perché mi piace veramente un sacco il gusto. Poi anche qua ho fatto un pochino il killer delle protein bar. Mi sto mangiando metà di questa nuovo gusto di protein bar, che è il chocolate muffin, che è abbastanza buona, non è dolce, e quindi per questo lo abbino con metà di questa white chocolate, sempre protein bar. Quindi ho fatto metà e metà, e magari post workout mi faccio l'altra metà e l'altra metà. Questa è dolce, quindi insieme fanno un'ottima combo. Per qualsiasi cosa su Foodspring basta che utilizzate il codice muscoli a vita FSG e vi dà il 15% di sconto e io prendo una piccola commissione. Giornata C, leg extension prima, poi panca piana. Fatemi sapere nei commenti se volete più un walkthrough, ovvero che vi porto con me e vi parlo durante l'allenamento, o se vi va bene così che metto un po' di musica e vi faccio vedere alcune clip dell'allenamento. Fatemi sapere voi, perché io ogni volta che vengo non so cosa volete vedere, diciamo che non so come mostrarvelo meglio, quindi fatemi sapere qua sotto e io eseguo. Abbiamo appena finito quell'allenamento, è andato molto meglio che l'ultima volta. Dico sempre, nell'allenamento per farlo andare bene ci vogliono così tanti fattori, dovete dormire bene, aver recuperato dall'ultima volta,
essere in focus, focalizzati mentalmente. La musica può aiutare, può non aiutare, anche la musica in palestra, se è troppo alta magari ti sconcentra. Un sacco di fattori, l'importante è provare sempre a dare il massimo, il più possibile, e se c'è quella progressione a lungo termine, state a posto, il programma che state seguendo va bene. Infatti questa è la domanda che mi dicono: come faccio a sapere se il mio programma di allenamento va bene? Se tu stai applicando il sovraccarico progressivo in palestra, ovvero stai migliorando sugli esercizi che stai facendo, non nel breve termine, ma anche nel lungo termine, quindi dopo 3-4 settimane, perché i primi adattamenti sono soprattutto neuromuscolari, poi l'ipertrofia viene dopo 4-5 settimane, ok? Quindi se voi state progredendo a lungo termine e vi sentite bene, spingete di più, e spingete di più soprattutto in un range di rep diverse, quindi non solo sempre 8 ripetizioni, ma attraverso tutto lo spettro, dalle 5 alle 20-25 ripetizioni, se state progredendo in tutto quello spettro, state mettendo su massa muscolare, per forza di cose. Che ci stai preparando, amore? Melanzanine? Buone. Semplici con olio e sale. Bravissima. Perfetto, ragazzi. Io mi faccio il pranzo o il pasto post workout e lei mi sta facendo le melanzane. Lei si sta mangiando una carotina e madonna che mega bowl di zucchini ti sei fatto. Non ancora qua, Sofì. Questa è Eleonora, se non la conoscete. Io ci adesso scelgo le proteine da abbinarci e i grassi. Vi faccio vedere. Ragazzi, guardate che bomba che mi ha chittato Ele. Abbiamo 250 grammi di salmone selvaggio, quindi ha molto meno grassi per 100 grammi. Ci ho aggiunto come fonte di carboidrata 3 Vasa, poi se ho più fame me ne aggiungo altre. Qua abbiamo, direi, una manciata di melanzane, grazie Ele. Poi ovviamente come fonte di grasso ci ho aggiunto il mio mezzo avocado che mi mangio sempre. Questo sembra un piatto mega mega healthy e io, ragazzi, sto provando, come vi ho detto, a mangiare in questo modo salutare gran parte della giornata, perché mi sento bene, un 80% di come mangio è così. Mi lascio sempre un dolcetto serale, solitamente la mia pasta di lotus, buonissima. Ragazzi, oggi 4.5 km, sono fermato una volta, però sto progredendo. Questa è la mia sesta seduta e piano piano progredisco col chilometraggio. Ragazzi, ho completato 4.4 km, penso un pochino meno di una mezz'oretta, che ci sta. Grazie per tutti i messaggi che mi avete lasciato sotto gli ultimi video su diversi tipi di allenamento per la corsa. Purtroppo tutti i commenti sembrava che si contraddicessero, ma è sempre così come col fitness. Quindi se potete e avete degli studi, avete dei programmi fatti da maratoneti o altro, lasciatemi qua sotto nei commenti, però li voglio con un riferimento, che se no troppe cose che si contraddistinguono finisce tutto nel caos. Però vi ringrazio comunque. Penso che nelle ultime sedute ho fatto i 3.2 km fermandomi, e poi l'ultima volta non mi sono fermato, quindi ho fatto tutti i 3.2 km. Ora aumento a 4.4 e provo anche lì a fare la stessa cosa, mi fermo due volte come stavolta, la prossima provo a fermarmi una, quella dopo provo a fare tutto zero e faccio e continuo così finché non arrivo ad un buon chilometraggio, tipo 7-8 km di fila, qualcosa così. Quello è il mio obiettivo. Getting better every day, baby. Kaizen. Miglioratevi sempre, raga. Allora, la mattina seguente, oggi parliamo di un topic che è probabilmente il più importante di tutta questa serie,
Quindi, come sapete, l'informazione che vi do è di un concetto scientifico, è direttamente proporzionale alla grandezza di questo pezzo di cardboard, quindi se vi piace questo episodio, mi raccomando, lasciateci un like, così ve lo salvate e potete ritrovare anche questa informazione quando volete. Oggi quindi parliamo di cardio e palestra, ok? Che è anche ciò che io ho iniziato a fare molto recentemente. E voglio parlare di come combaciare queste due cose secondo la ricerca scientifica. Facciamo un attimo tutta un backtrack e parliamo dalle origini. Ci sta quello che si chiama lo Strength Endurance Continuum. E lo Strength Endurance Continuum non è altro che il modello che spiega gli adattamenti che vengono fatti nel nostro corpo sulla base del tipo di allenamento che noi andiamo a scegliere. E ci abbiamo endurance, tutto da questo lato. Endurance è tipo le cose di maratone e allenamento di corsa o di cardio, diciamo, quindi bassa produzione di forza ma molto a lungo termine. E arriviamo, passando ovviamente da hypertrophy, quindi all'ipertrofia muscolare, alla crescita muscolare, alla forza, quindi strength, e arriviamo fino alla power. E power sarebbe la potenza. Ok? Quindi questo è il modello di adattamenti che noi andiamo a creare con il tipo di allenamento che facciamo. Di conseguenza, se noi vogliamo allenarci per la potenza e per l'endurance, come vediamo, gli adattamenti che accadono nel nostro corpo sono letteralmente opposti. E sono opposti non solo su uno schema così, ma proprio a livello cellulare di segnalazione genetica. Ci sono, diciamo, degli enzimi, ci sono delle proteine che per causare questo adattamento o per causare questo adattamento sono letteralmente l'opposto, non sono solo l'opposto, ma nella segnalazione dei geni potrebbero limitarsi a vicenda, ok? Quindi ci sono, quando noi ci alleniamo, e c'è un concetto di specificità, e il concetto di specificità vuol semplicemente dire che noi, se vogliamo degli adattamenti del nostro corpo per la potenza, dobbiamo allenarci di più per la potenza. Se noi vogliamo imparare a correre maratone, diventare più forti nel maratone e quindi con l'endurance, dobbiamo allenarci per quell'obiettivo in mente. Questo è il concetto di specificity, ok? E a livello quindi cellulare, noi se vogliamo allenarci per l'endurance oppure appunto per l'ipertrofia, la forza e la potenza, letteralmente, se noi facciamo entrambe le cose allo stesso tempo, creiamo questo interference effect, quindi un effetto interferenza, perché gli adattamenti e i processi di adattamenti sono l'opposto e in più vanno uno contro l'altro proprio in termini di, a livello di segnalazione genetica. Ok, quindi questo è molto importante, perché questo ci fa vedere che se noi vogliamo fare cardio e palestra insieme, ci sarà inevitabilmente questo interference effect, interferenza, ok? E questo non è un mito, questo è provato e riprovato nella ricerca scientifica, ci sono state diverse meta-analisi, anche molto recenti, e questo in inglese si chiama concurrent training effect. Concurrent training, cosa vuol dire? Che se noi ci alleniamo allo stesso tempo, simultaneamente, per il cardio, quindi per l'endurance, oppure più per la palestra, quindi per la ipertrofia, per la forza, per la potenza, si è visto negli studi scientifici che il gruppo che fa tutto, rispetto a un gruppo che fa ad esempio solo allenamento resistenza pesi in palestra, tutte queste misure, quindi di ipertrofia, di forza e di potenza, sono minori, ok, rispetto al gruppo che fa solamente allenamento di resistenza pesi. Quindi nei gruppi che fanno tutte e due le cose allo stesso tempo, tutto ciò che è ipertrofia, forza e potenza scende, ok? Questo è molto importante. Detto questo, Giulio, perché corri? Perché a mio parere, personalmente, un obiettivo che io mi sono messo in questo breve termine è che io
non corro così bene e ho sempre avuto problemi di fiato. E in palestra notavo anche che quando mi allenavo facendo il 1RM o comunque quando facevo dei pesi abbastanza pesanti in palestra, ero affannato e la corsa per me non mi è mai venuta facilmente. Io quindi, pensando che il mio livello baseline di cardio fosse proprio abbastanza una schifezza, voglio dedicarmi al cardio almeno a breve termine, pure a discapito di qualche gain di forza, di crescita muscolare, forza o di potenza, pure a discapito di quello io voglio aumentare la mia salute cardiovascolare, soprattutto respiratoria, e voglio migliorare. Così che anche in palestra, a mio parere, all'inizio ci sarà questo carryover, perché già ieri ho notato, io non mi affanno più in palestra, no? Perché sto sviluppando un pochino meglio la respirazione e sto allenando anche quello. Di conseguenza mi affanno di meno anche in palestra. Secondo me all'inizio, se uno è veramente terribile in una cosa, per forza di cosa ci deve essere un effetto di carryover, proprio per questo come vi ho appena spiegato. Quindi, se avete un obiettivo che è a breve termine di diventare particolarmente bravi anche a correre, io penso che non ci siano problemi per la palestra. Altri studi dimostrano che per un novello completo, un beginner, uno che non si allena, che inizia a fare tutte e due le cose, questo effetto di interferenza non si vede, ok? Quindi tutto questo per dirvi cosa? Che l'interference effect esiste come? Proprio nella ricerca scientifica, quindi dobbiamo stare attenti, ma a mio parere, se ve lo ponete come obiettivo, se tu dici voglio diventare meglio a correre, non è che allora seguo la scienza e basta, ne sono consapevole, so che questa cosa di interferenza esiste, ma secondo me a breve termine il fatto che otterrò anche degli adattamenti più specifici al cardio, ad esempio riesco a respirare meglio, riesco a respirare di più, mi affanno di meno, questo ci sarà un piccolo carryover anche nei miei allenamenti in palestra, quindi nel breve termine come minimo, anche a discapito di qualcosa che perdo in questo, secondo me poi mi permette a lungo termine di riuscire ad arrivare di più e raggiungere un potenziale migliore. Ok? Questo è l'interference effect. Vi darò in un prossimo video dei dettagli più specifici, anche se volete fare cardio, volete fare palestra, di come limitare questo interference effect, che ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo fare, ma in questo video io volevo solamente dirvi che questo esiste. Interference effect esiste, quindi dobbiamo stare attenti e programmare correttamente e essere consapevoli di ciò. Another great information video. Ragazzi, io per oggi voglio concludere qui l'episodio. Spero che vi sia piaciuto tutto. Spero vi sia piaciuto anche quest'ultima parte più informativa. Non è facilissimo per me spiegare tutti questi concetti, anche perché vorrei fare dei riferimenti alla letteratura scientifica, ma per questo motivo ci sta la mia guida scientifica, che è la guida pratica che potete trovare sul mio sito, in cui spiego come programmare tutta una programmazione, soprattutto per l'allenamento pesi, se vi allenate a casa, se volete imparare tutta la scienza sul volume, intensità, frequenza, la guida scientifica sul mio sito è la guida pratica. Poi sto scrivendo, diciamo, il prossimo textbook, che chiamerò textbook universitario, in cui spiegherò tutta, non solo in pratica, ma anche tutta la teoria, con tutti i riferimenti scientifici, appunto, discutendo anche tutti questi effetti di tutti i concetti che vi potete immaginare, veramente direttamente di tutto sul fitness, dieta, allenamento, salute, tutto. E io non vedo l'ora, anche se ci sto lavorando da tipo 6 mesi, mi mancherò ancora 2-3 mesi come minimo, ma ve lo volevo dire nel frattempo. Questo è tutto, ora lo sapete, siete i primi. Se vi serve appunto programmi personalizzati, coaching online, qualsiasi cosa, andate su www.muscolavita.com e noi altrimenti ci vediamo nel prossimo video. Vi apprezzo molto, ciao!